Eccoci qua, ben ritrovati a tutti quanti voi. Oggi siamo all'azienda Gaudiano di Cerignola. Sigla! Un programma patrocinato e finanziato dall'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia per raccontare l'educazione alimentare, i prodotti tipici ed eccellenza della nostra regione alle bambine e ai bambini che ci guardano in televisione. Oggi siamo in compagnia di due scuole naturalmente del territorio. Qui siamo nell'agro di Cerignola, siamo all'interno di questa azienda La Gaudiano, che sin dagli anni 20 è un'azienda leader del territorio, veramente un grande esempio di economia rurale del mezzogiorno. E oggi siamo in compagnia, vado subito a presentarle perché qua improvvisamente il tempo è cambiato e quindi c'è anche un venticello niente male come freschetto. Presentiamo le due squadre di oggi, che sono alla mia sinistra. Un grande applauso per la scuola Santa Chiara di Foggia. Grazie anche alla dirigente, la dottoressa Maria Goduto, e grazie alle insegnanti e accompagnatrici così pazienti, le insegnanti Lucia Costantino, Ninfa Salciccia ed Enza di Taranto. Grazie veramente. Grazie di cuore per aver accettato il nostro invito, grazie. Da quest'altra parte invece andiamo a presentare il primo, dico primo, circolo didattico di Ortanova. Allora, questo circolo didattico è qui grazie alla dirigente, la dottoressa Margherita Palma, e ringraziamo anche le insegnanti Antonietta Di Stefano e Antonietta Bellotti. Allora, noi siamo pronti per il primo gioco. Prima però, come al solito, una cartolina, un piccolo filmato per raccontare l'azienda Gaudiano. Chi è che fa questo filmato? Ilaria. A te la linea, Ilaria. La storia dell'azienda Gaudiano, a partire dagli anni 20 del secolo scorso, racconta di un'azienda protagonista dell'economia rurale del Mezzogiorno. Una storia che lega insieme la colta aristocrazia contadina ai lavoratori impegnati nella gestione dei campi, regalando un prezioso affresco di una civiltà orgogliosa, sorretta da una cultura popolare ancora oggi alla base dell'azienda, sviluppatasi secondo i più moderni criteri tecnologici. Da oltre 30 anni, il metodo della famiglia Gaudiano si avvale dell'utilizzo di tecniche di coltivazione legate al biologico, con l'utilizzo di sostanze organiche come fertilizzanti e nella pratica della non coltura, ovvero il non lavorare il terreno, che dunque segue la propria ciclicità naturale senza alcuna interferenza da parte dell'uomo. La masseria didattica nasce con l'obiettivo di favorire l'adozione di corretti comportamenti alimentari attraverso la conoscenza ed il consumo di prodotti ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente, e promuovendo al contempo percorsi di formazione sugli aspetti storici, culturali ed antropologici delle produzioni alimentari locali. Il progetto prevede due diverse formule per gli istituti scolastici: il percorso gita in campagna ed il percorso a scuola di bio, durante i quali, oltre ai vari cicli di trasformazione, vengono proposti anche approfondimenti sulle erbe selvatiche e officinali e l'osservazione di animali di bassa corte e di daini. Eccoci qua, grazie Ilaria, ci hai fatto vedere questa bella azienda. Allora, conosciamo i capisquadra delle due scuole. Per la Santa Chiara di Foggia abbiamo il nostro Michele Piosolazzo. Michele, eccolo qua, fate un applauso a Michele, complimenti. Caro Michele, facciamo un grande applauso anche al caposquadra di Ortanova, che è Francesco Marcello. Francesco, allora, pronti per il primo gioco? Come al solito, il gioco antipasto. Allora, tre domande a risposta multipla. Prima però dovrete scegliere il verso col quale vi prenoterete alla risposta, va bene? Lei quale animale, quale verso di animale vuole fare? Il cane, sentiamo. Ma che bel cagnolino, sentiamo la squadra. Sentiamo l'istituto. Un canile da questa parte, se qua, se i ragazzi di Foggia mi fanno il cane, voi sicuramente farete il gatto. È normale, cane e gatto, così è. Allora Ortanova va col gatto, prego Francesco. Miau. Sentiamo la squadra. Miau. Sentiamo l'istituto. Miau. Ma anche qui ce n'è per tutti. Allora,
cane e gatti, siamo pronti per la prima domanda. Allora, nelle etichette dei prodotti alimentari deve essere presente, per obbligo, l'elenco degli ingredienti. Con quale criterio, vi chiedo, vengono trascritti questi ingredienti? In ordine alfabetico, in ordine di quantità decrescente o in ordine di quantità crescente? Si prenotano i ragazzi di Foggia. Allora, sentiamo. La B. La B, risposta esatta. In ordine di quantità decrescente. Proprio così. No, è giusto che sia scritto in questo modo, perché uno legge tutti gli ingredienti e vedi, c'è tanto di questo, tanto di questo, tanto di questo. Leggetevi sempre gli ingredienti quando possibile, perché vi aiutano a capire cosa state consumando. Seconda domanda. Stringetevi un po' più a me, venite a me, venite a me, Pargolos, avvicinatevi, ecco qua. Allora, nella provincia di Foggia, dove ci troviamo, si produce un dolce tanto noto quanto delizioso. Come si chiama questo dolce? Mi raccomando, Francesco. Allora, le noci addossate. Non ho mai sentito le noci addossate. Le nocciole decollate, sì, con l'aereo. Oppure le mandorle atterrate? Miau, 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 miau. Si è prenotato Francesco da Ortanova. Mi spiace, Michele. Allora, qual è questo dolce? La C. La C, le mandorle atterrate. Che mandorle atterrate? Sembra una cosa brutta. Sembra che queste povere mandorle siano state messe chissà dove. E invece no. Il processo produttivo risulta molto semplice, perché le mandorle vengono unite al cioccolato, che è la fine del mondo. La mandorla viene fatta tostare in forno fino a renderla, come dire, croccante. Il cioccolato viene fuso a bagnomaria, poi questi due ingredienti vengono uniti e viene fuori un dolce squisito, strepitoso. Le mandorle atterrate sono la fine del mondo. Lei le assaggia, Francesco, le mandorle atterrate? Non tanto. Come mai? Le piacciono altri dolci? Quali dolci preferisce? Le sentiamo. Ma di più la crostata con la frutta, la crosta, con le ciliegie. Con le ciliegie, hai detto schiatta. Lei invece quali dolci preferisce, Michele? Anche lei la crostata? Sì. Anche lei la crostata, cioè, vai, dice, ha detto anche lei lui la crostata. Allora, terza e ultima domanda di questo primo gioco. Quale di questi è un insaccato tipico della zona? Che vuol dire insaccato, Michele? Salume. Che vuol dire insaccato, Michele? Salume. Salume, l'ha detto lui, non ho detto niente io. È il salume, no? Invece che chiamarlo salume, lo può chiamare anche insaccato. Insaccato. Invece che insaccato, salume, lo può chiamare pure salame. Salame. E via dicendo, possiamo stare mezz'ora, però andiamo avanti col programma. Lei le sapeva queste cose? Sì. Giuri sul dirigente che lo sapeva? Lo giuro. Povero dirigente. Allora, terza domanda. Quale di questi è un insaccato tipico della zona? La soppressata dell'Appennino Dauno, la mortadella di Ischitella o il cotechino di Carpino? Si sono prenotati all'unisono entrambi i capisquadra. Sentiamo prima Francesco. La. Ovvero la soppressata dei Monti Dauni? Lei concorda, Michele? Sì. Almeno dammi una risposta, sembra il gioco del mimo. E qui in posizione difensiva si rilassi, non metta le mani nella sala giochi, sia così gioioso, tranquillo. Allora, è la soppressata dei Monti Dauni? Faccia sì! Sì! No, alzi le mani, si sforzi. Faccia, sì! Sì, dica lei anche lei, sì! Sì! Sì, è la soppressata dei Monti Dauni, proprio così. Allora, noi adesso diamo la linea ai cugini Massaro, puntata ricca questa di Piglia la Puglia, siamo in un'azienda meravigliosa, l'azienda Gaudiano di Cerignola, che siamo sicuri oggi ci farà vedere dei prodotti straordinari. Per ora ci tocca guardare i cugini Massaro. Oh, cos'è questo? Un ulivo? Sì. Ah, che fa l'olive nere? Sì. Buon. Scusa. Sì. Ma le olive nere camminano? No. E allora mi sono mangiato scarafaggio.
Quando le fate bene?